Facciamo questa volta un'esperienza di interiorizzazione e guidata. Quindi facciamo prima un breve rilassamento del corpo fisico. Rilassiamo quindi i piedi, gambe, le anche, le mani, le braccia, la schiena, il torace e l'addome. Rilassiamo il viso, il collo, la testa. Lasciamo andare le nostre emozioni, volano via. Lasciamo andare i pensieri, non ci disturbano e non ci raggiungono più. Visualizziamo una sedia su cui siamo seduti e questa sedia a un certo punto è in grado di volare e di condurci in volo in un'isola che è solo nostra, completamente disabitata. Un isolotto che potete immaginare come vi fa piacere. La sedia ci consegna alla spiaggia, ci fa atterrare con i piedi nell'acqua. Quindi allunghiamo il piede destro e poi il sinistro e li poggiamo sulla sabbia bagnata nell'acqua. Scendiamo dalla sedia, ci alziamo e iniziamo a camminare per raggiungere la spiaggia vicina. Continuiamo a camminare e la spiaggia la visualizziamo come più ci fa piacere. Può essere di quarzo, di cristallo, piccoli ciottoli arrotondati di ametista, di smeraldo, di rubino, di qualunque pietra ci possa far piacere percepire il colore e la consistenza sotto i piedi. Su questi piccoli ciottoli arrotondati, la risacca cristallina e trasparente fa un lieve rumore. Ci sediamo dove l'acqua tocca questi ciottoli e ci sdraiamo su questa spiaggia di ciottoli colorata o monocroma, come volete, e percepiamo l'odore della salsedine, la brezza che viene dal mare, ci sfiora il viso, ci distendiamo e percepiamo sotto il corpo il fresco di questi ciottoli e l'energia che queste pietre emanano. In questa posizione piacevole, di rilassamento, lasciamo andare verso la terra ogni pesantezza, ogni limite e ogni fatica del nostro quotidiano, del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre emozioni e il cuore si alleggerisce, si espande fino a comprendere questa natura così bella. Sentiamo anche il calore del sole sul viso, il fresco dell'acqua che lambisce i piedi e le mani. E ci rilassiamo profondamente, accogliendo la parte più profonda di noi, più creativa, più libera, più bella, e la lasciamo esprimere. Respiriamo profondamente l'aria di quest'isola incontaminata. È la nostra isola e lì potremo andare in qualunque momento lo desidereremo, in qualunque momento ne avremo bisogno, anche tutte le sere prima di dormire. Possiamo arrivarci solo noi con quella sedia volante. Lentamente ci rialziamo in piedi e iniziamo a camminare
verso il centro dell'isola. Finisce la spiaggia e inizia una foresta. La attraversiamo, il sole filtra fra i rami ed è piacevole. Si sente il canto degli uccelli, il fruscio delle frasche, l'odore dell'erba. Arriviamo al centro di una radura. In questa radura c'è una scalinata con un edificio molto antico. Sembra un tempio. È un tempio. Ai lati della scala ci sono dei braceri con il fuoco acceso. Iniziamo a salire le scale e sono 10 gradini, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, continuiamo a salire il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il 10° gradino ed arriviamo sulla piazza davanti al tempio, su questo spiazzo, questo largo che c'è. Lo attraversiamo, attraversiamo un portale di pietra ed entriamo nel tempio. In questo tempio, nella penombra, c'è odore di incenso, piacevole. Ci sono dei piccoli lumini ad olio accesi, votivi. In fondo a questa sala grande c'è uno specchio grande. Ci avviciniamo fino a trovarci davanti a questo specchio. Guardiamo nello specchio, ci osserviamo e notiamo che l'immagine dall'altra parte è un uomo, è un maestro, è un santone. Porta una veste color arancio acceso, quindi non è la nostra immagine, ma è un uomo di una certa età che ci guarda con degli occhi amorevoli. Emana da questa persona una grande saggezza, un grande equilibrio, una grande armonia. Il saggio alza una mano e la pone sul nostro capo e ci benedice. Con questo gesto ci libera da ogni condizionamento, da ogni limitazione, da ogni sofferenza. Sorridendo, ci porge un cristallo, un quarzo trasparente e ce ne fa dono. In questo cristallo è memorizzata tutta la conoscenza dei mondi, la memoria dei mondi, l'evoluzione dei mondi, ma soprattutto l'amore con cui si sono evoluti. In cambio, ringraziando, gli porgiamo una ciotola nella quale abbiamo messo o mettiamo tutte le scorie del nostro essere imperfetto, tutti gli aspetti che vogliamo migliorare, tutti gli aspetti ormai vecchi che vogliamo abbandonare, di cui vogliamo liberarci. Lo porgiamo a lui e lui saprà cosa farne. Ce ne liberiamo. Ringraziamo, congiungendo le mani e poggiando la fronte alle mani giunte. Ci inchiniamo davanti a quest'uomo anziano, a questo saggio, che siamo noi, la nostra parte più evoluta, più saggia. E ci incamminiamo per tornare alla spiaggia, ripercorriamo l'interno del tempio, scendiamo i gradini, il 10°, il 9°, l'8°, il 7°, il 6°,
il quinto, il quarto, il terzo, il secondo e il primo. Attraversiamo la radura, ripercorriamo a ritroso il cammino che abbiamo fatto. Torniamo alla spiaggia, raggiungiamo la nostra sedia, ci sediamo e volando torniamo qui e ora. E con calma, quando ce la sentiamo, quando ce la facciamo, possiamo aprire gli occhi e riprendere contatto con la realtà. Con la realtà materiale, col nostro corpo fisico, con i rumori esterni, con l'ambiente che ci circonda.